Buonasera amici di Toscana Sprint, siamo alle prime ore del mattino per la gara riservata alla categoria Esordienti, il trofeo Evaristo Pacini alla memoria, Gran Premio Cooperativa Via Nova, un gran numero davvero di partecipanti per questa gara riservata alla categoria Esordienti, quindi due gare ben distinte, Esordienti del primo e del secondo anno. Ad aprire le danze saranno proprio gli Esordienti del primo anno. A conferma del successo della partecipazione il numero degli atleti al via 95 dei 122 iscritti, ha aperto le iscrizioni come era doveroso, la società organizzatrice del gruppo sportivo Vianova, poi l'Arezzo Bike, il gruppo sportivo Butese, la Bessi Calenzano, l'Olimpia Valdarnese, il Velo Club Empoli, la Monte Carlo Ciclismo, il gruppo sportivo Iperfinish, la ciclistica San Miniato Santa Croce, la Ciclistica Figlinese, l'Aquila Ganzaroli. Il gruppo sportivo Borgonovo, la Gastone Nencini, il pedale Pietra Santino, la San Cascianese, la San Miniato Ciclismo, la Ciclistica Cecina, la Mille Luci, il team Valdinievole, la Mamma e papà Fanini, la Cinquale Regolo, il Pedale Toscano Ponticino, la Pozzarello, la Castel Fiorentino Banca di Cambiano, l'Albergo del Tongo, la Mobilieri Ponsacco, il Pedale Senese, il Team Stradella, l'Empolese e eh, due squadre, eh, e altre, altre tre squadre, scusate, extraregionali come la Massa. Leone Ciclistica Città di Castello e il Pirata Evolution, quindi davvero un bel successo per questa gara. Che si tiene proprio nelle prime ore del mattino, partenza ore 9, per quanto riguarda la prima gara di questo trofeo. Evaristo Pacini alla memoria, Gran Premio Cooperativa Vianova. In una domenica densa di avvenimenti a proprio a livello ciclistico, proprio per questa zona della, della quale vi stiamo dando alcune immagini, e poi comunque vi daremo conto in tutti i nostri eh, servizi della settimana della grande attività che c'è stata in questa uh, settimana eh, in, nel nostro, in questo comprensorio starter della manifestazione l'assessore allo sport di Pieve Annievole Lida Bettarini insieme a Franco Mazzoncini per tutti i pinze eh, che era lì presente eh, a ufficiare anche lui questo momento eh, importante della gara insieme al giudice d'arrivo Simone Lamanda. Partito ufficialmente, quindi, i 95 atleti eh, della gara riservata alla categoria esordienti del primo anno. Andiamo quindi a vedere il percorso che dovranno affrontare, considerando che poi sarà lo stesso identico. Eh, almeno nel tracciato che dovranno affrontare anche eh, gli esordienti del secondo anno, il, la partenza da Vianova in Via Marconi, quindi Via Ponte di Monsummano tira a volo via Camporcioni, via Del Gallo, via Paroffia e quindi l'arrivo in via Marconi. Un circuito di 6 km e 200 metri da ripetere per 5 volte per quanto riguarda appunto Prego, la categoria esordienti del primo anno. Prime fasi di gara, prime fasi interlocutore che ci danno anche la possibilità di vedere tutto il gruppo che sfila. Di fronte alle nostre telecamere un gruppo bello numeroso, come detto 95, solo gli esordienti del primo anno alla via. Una mattinata che fin dalle prime ore si preannunciava piuttosto calda e quindi questo ha sicuramente influito nella marcia degli atleti che adesso appunto abbiamo visto sfilare completamente tutti davanti alla nostra telecamera. Falconcini a dare le informazioni in modo ufficiale per quanto riguarda la gara e qui ci siamo eh, spostati a un'altra fase successiva, sono stati percorsi i primi 6 km di gara, quindi siamo alla conclusione del primo giro, ci sarà poi il passaggio dalla zona arrivo, non è cambiato niente, situazione di gruppo compatto, adesso è Tommaso Senesi della... Ciclistica San Miniato Santa Croce a fare l'andatura sulla testa del gruppo, molto attivo anche Daniele Frius della San Miniato Ciclismo e questo è il passaggio dalla zona arrivo dove è sposto il punto il cartello dei quattro giri alla conclusione, quindi è effettuato il primo dei 5 giri totali con il gruppo che si mantiene compatto, appunto, dopo il primo giro. Andatura che va ad aumentare proprio nel passaggio dal rettilineo finale con gli atleti della ciclistica San Miniato Santa Croce che si stanno impegnando a fondo per cercare di far salire l'andatura, direttore dell'organizzazione Ivo Vezzosi che eh, controlla che tutto proceda nel modo più corretto possibile tredicesimo chilometro di gara non cambia la situazione non cambia nemmeno chi sta facendo l'andatura perché ancora una volta Tommaso Senesi della ciclistica San Miniato la sua ruota però questa volta abbiamo Gabriele Del Corso del gruppo sportivo Butese. una fase di gara però forse un pochino più stanca per quanto riguarda questa fase, perché adesso sì, c'è sempre l'atleta della ciclistica San Miniato Santa Croce a fare l'andatura, ma eh, leggermente diminuita, eh, questa sulla testa della corsa. E qui si vede anche il gruppo che va un po' ad occupare maggiormente la sede stradale. E come tutti sanno, quando succede questo vuol dire che l'andatura è diminuita. Per quanto riguarda il gruppo, si fanno vedere anche gli atleti della Borgo Nuovo sulla testa della corsa così come si fa vedere pietro salvadori sempre al comando qui appunto tutte le squadre più o meno si sono impegnate a fondo per cercare di fare la propria parte nel rilanciare l'andatura alcuni timidi tentativi ma poi il gruppo è sempre stato guardingo a cercare di non far evadere nessuno almeno nella prima parte di gara, ricordiamo, sono cinque i giri da eh, percorrere per questo trofeo. Evaristo Pacini alla memoria, gran premio Cooperativa Via Nuova. 18 chilometro di gara e sale decisamente l'andatura. Sulla testa eh, della corsa adesso è Gregorio Butteroni della Ciclistica Cecina che chiede il cambio a chi gli sta a ruota. È un atleta del team Valdinievole, nella fattispecie Marco Baglione, si sgancia. Questo terzetto. Proprio nel passaggio dalla zona Rio, ma praticamente possiamo sempre considerare gruppo compatto quando è terminato anche il secondo giro. Adesso sono gli atleti della 5 Regolo che provano a rialzare l'andatura. Con Luca Masnadi, che si porta adesso sulla testa del gruppo, controlla chi ha a sua ruota, è De Lorenzo Peschi della ciclistica San Miniato Santa Croce che effettua il suo turno sulla testa della corsa e poi passa al comando Mirko Favetti della Monte Carlo Ciclismo che controlla quello che avviene alla sua ruota vede che non sembra esserci molto accor accordo e quindi si rialza infatti si ricompatta il gruppo anche se l'andatura sembra mantenersi sempre piuttosto alta adesso è pesca ancora una volta a fare l'andatura e qui km. siamo in una successiva fase di gara 21 chilometro di gara non cambia la situazione perché eh, gruppo si mantiene compatto cambia chi è a fare l'andatura perché adesso abbiamo Francesco Franchini dell'Unione Ciclistica Empolese mentre sono sempre molto attivi gli atleti della ciclistica Miniato e Senesi adesso a fare da stopper a controllare la uh, situazione Dice Gruppo compatto, questo ci permette di ricordare alcuni sponsor della manifestazione, come la Cooperativa Via Nova, la Fabiani Gioiellerie, Pace, la Palagina Ceramiche, la LM Tipografia, Litografia e la Daniel Plast. Alcuni sponsor che hanno reso possibile la manifestazione adesso prova ad allungare, nonostante si trovi proprio sulla testa del gruppo, l'atleta eh, della Empolese, è sempre Francesco Franchini, alla sua ruota sempre l'atleta della ciclistica San Miniato Senesi e poi anche un atleta di casa sembrava con il dorsale numero uno Federico Conti del gruppo sportivo Vianova e giustamente gli atleti di casa ci tengono a ben figurare nella gara di casa. Si fanno vedere anche gli atleti del Pedale Senese sulla testa del gruppo, così come quelli della San Miniato, Santa Croce, come dicevamo poco fa, appunto. Sono varie le squadre che hanno fatto il proprio turno sulla testa della corsa, però eh, quando ci avviamo all'ennesimo passaggio dalla zona arrivo quando mancano circa 200 metri al passaggio, suonerà la campana. Ecco qua: ultimo giro. Suona la campana dell'ultimo giro, dicevamo. E non è cambiato ancora una volta la situazione. Gruppo che si mantiene compatto, quindi. Gli atleti hanno avuto ampiamente modo di visionare com'è il circuito. Se la situazione non cambierà l'esito sarà scontato a ranghi compatti. Se qualcuno però vorrà provare un colpo di mano, avrà studiato il percorso, avrà studiato quale sarà il terreno più favorevole e più congeniale a lui per poter sferrare l'attacco decisivo. Prova ad alzare l'andatura ancora una volta Luca Masnadi della cinquale regolo con un atleta. Che eh, si aggancia alla sua ruota. Sembra essere sempre una testa della San Miniato Santa Croce, ma niente di fatto. Adesso sono gli atleti della ciclistica cecina sulla testa del gruppo, che eh, eh, stanno controllando la situazione. 28 chilometro di gara, e la situazione rimane di gruppo compatto. Ricordiamo, questo è il trofeo Varisto Pacini alla memoria, Gran Premio Cooperativa Via Nova, siamo ormai alle fasi conclusive per quanto riguarda la categoria esordiente del primo anno perché erano 31 i chilometri totali da percorrere, siamo ormai... Vicini al ventinovesimo chilometro, ci prova ancora una volta, davvero molto attivo l'atleta dell'empolese Francesco Franchini. Prova ancora una volta ad allungare, ma sono molto attivi tutti gli altri atleti a ricucire lo strappo. Sale l'andatura in questa fase di gara. A meno che non succeda qualcosa, davvero sarà eh, scontato l'esito a ranghi compatti. Ormai siamo vicini al alla... triangolo rosso dell'ultimo chilometro, quindi. Eh, vediamo l'atleta della San Miniato Ciclismo. Daniele Frius che prova un attacco, prova un colpo di mano, spinge a eh, pieni più, più non posso sulla sua bicicletta. Ma sono sempre gli atleti della eh, ciclistica San Miniato Santa Croce a ricucire. Noi ci spostiamo sull'arrivo sul rettilineo finale. Per vedere quello che sarà l'esito, ormai sembra scontato l'esito a ranghi compatti, infatti eccoli qua gli ultimi 200 metri gli atleti, già lanciata la volata, riconosciamo varie maglie del pedale senese ma anche della San Miniato Santa Croce, già lanciata la volata, sembra essere Peschi davanti a tutti gli altri, Peschi della San Miniato ce la fa vincere davanti a Mirko Favetti della Monte Carlo Ciclismo, terzo. Luca Masnadi della Cinquale Regolo, quarto Matteo Fiaschi del pedale Senese. Eh, quinto Manuel Bonanni della Butese, sesto Mattia Citi della Mame Papà Fanini, settimo Gabriele Arzilli della ciclistica San Miniato Santa Croce, ottavo Giacomo Frius della San Miniato Ciclismo. Nono Alessio Silvestri della ciclistica Cecina. E decimo Pietro Salvadori della Iperfinish. A noi non resta che sentire le voci dei protagonisti degli esordienti del primo anno. Lorenzo Peschi, una vittoria voluta e ottenuta. Sì, è stata una vittoria cercata perché da tanto da che non vincevo, poi grazie alla mia squadra sono riuscita ad ottenerla. Mirko Favetti, secondo gradino del podio: niente da fare contro questo Peschi? Eh, no, è troppo veloce è in volata e sono riuscito a trovarmi bene all'ultimo e ho fatto questo secondo posto e sono abbastanza contento. Luca Masanadi, in quale regola? Terzo gradino del podio, un risultato che comunque ti gratifica. Sì, questo eh, eh, terzo posto lo dico tutta la mia squadra e la volata l'ho presa a metà gruppo. E in fondo a Rieterino ho cercato, ho superato gli altri. Sei comunque soddisfatto del tuo risultato? Sì, sì va bene. Questa stagione è stata abbastanza bella. Il Gilda De Laiuti, sindaco di Pieve e ciclismo giovanile, protagonista Pieve a Pieve questa mattina. Sì, il ciclismo a Pieve è sempre stato un'attività molto, molto viva, molto efficace e molto presente. È uno dei fiori all'occhiello di Piavagnevole. Tanto merito a chi per passione ha dato vita e ha continuato a coltivare questa, questa società. sono I nomi sono tanti: uno fra i tanti era Evaristo Pacini, che insomma, mi commuove a rammentarlo perché ci si conosceva fin da piccoli e mh, ha dato tanto sia al ciclismo che a, comunque a tutto quello che era attività di associazionismo e di aggregazione a Piavagnevole. E quindi che dire? Che si continui così. Un altro nome eccellente è Franco Mazzoncini per tutti pinze perché lo chiamano tutti pinze e lui si, si volta se si chiama pinze. Insomma. Quindi mh, bene, io sono felicissima, felice di collaborare anche come amministrazione, di contribuire anche se minimamente perché i fondi sono sempre meno, gli sport sono tanti e è giusto non eh, avvantaggiare sempre e soltanto il calcio che è insomma, lo sport per eccellenza in Italia, per eccellenza fra virgolette nel senso quello più seguito. Eh, bene tenere vivi tutti gli sport perché, laddove c'è sport, c'è aggregazione, c'è crescita dei ragazzi positiva, c'è formazione per la vita. Quindi, insomma, noi cerchiamo di essere presenti e di contribuire anche alla vita dell'associazione. Lida Bettarini, assessore allo sport di Pieve Agnevole, starter della manifestazione. Una gioia, così tanti ragazzi a Pieve Agnevole. Ovviamente, sì, 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 noi siamo molto contenti. Ora, la nostra amministrazione è nuova. E siamo anche nuovi a queste manifestazioni, però siamo molto soddisfatti del lavoro del GS Vianova che si adopera sul nostro territorio da, da oltre 60 anni. Noi quest'anno abbiamo fatto anche l'album delle figurine e abbiamo visto con piacere quanti ragazzi giovani ci sono che vengono diciamo, allevati qui nel nostro territorio e questa manifestazione insomma, dimostra tutto questo lavoro che è ben svolto durante tutto l'anno. Siamo molto soddisfatti. Funny day